Buongiorno e buon giovedì a tutti da Gusket. Dunque, questo è un video che parla di auto, anzi di pubblicità di auto. Allora, come ben sapete, in questi giorni, appunto guardando molta televisione perché si sta in casa causa epidemie varie, ho notato che su alcuni canali Rai, Mediaset in genere, stanno facendo pubblicità della GLB della Mercedes. Ebbene, ma che cavolo di reclam fa la Mercedes? Ma cosa gli è venuto in mente fare delle pubblicità stupide del genere? E dico questo perché, cioè, proprio, cioè, vogliono vendere l'auto ai bambini o vendono alle persone? Lì sembra quasi che è il bambino che va in concessionaria, sceglie la macchina e dice: voglio quella lì, tanto poi la paga mio papà. Ma poi anche la stupidaggine del filmato, l'altro che il papà chiama la Mercedes e i Mercedes e gli dice di chiamare la babysitter, quelle cagate lì. Cioè, ormai pubblicità di auto, tu la macchina può anche avere le ruote triangolari, può avere il motore a scorregge, ma alla fine vendono la macchina perché c'è, perché gli puoi parlare e i Mercedes c'ha lo schermo e può far divertire i bambini. Siamo proprio messi male. Ma vabbè, comunque io mi auguro che Mercedes ne venda tante di queste macchine con una pubblicità del genere. Sinceramente, io personalmente come pubblicità la trovo indecente. Per carità, la battutina, come si dice, come ad esempio quella della Jeep che fa vedere il bambino che canta, vabbè. E che comunque praticamente è sereno e tranquillo perché praticamente lo possono portare a scuola mentre sta nevicando, grazie al fatto che la Jeep sono 4x4. Quindi, ma sì, diciamo che non sappiamo cosa dire, non sappiamo cosa fare, anche perché comunque le Jeep al 90% vengono utilizzate su asfalto in città. Quindi, diciamo che proprio come fuoristrada, forse ce ne sarà, non so, una su mille forse che la usano in fuoristrada. Però un Renegade, un Compass o un Gran Cherokee, sinceramente io non ce ne vedo proprio nei boschi o sullo sterrato estremo. Per carità, qualcuno lo farà anche, però normalmente le vedi girare in città, perché sono mezzi, praticamente sono berline di lusso in pratica, con 4x4. E lì, vabbè, la pubblicità al bambino, ma questa della Mercedes, specialmente quella della bambina, che praticamente viene minacciata dell'utilizzo della babysitter tramite il comando di Mercedes. Cioè, lì per lì fa ridere perché è d'accordo, però è una pubblicità stupida, cioè è una pubblicità, non so come dire, ma si vede che proprio la gente, loro pensano che ormai le vendite non le fai più grazie al fatto che la macchina abbia certe prestazioni o certe qualità. Perché è una Mercedes, perché c'è il suo sistema di infotainment, e perché può far divertire i bambini. Ma allora a questo punto, allora prendo una macchina normale, ci piazzo un tablet appiccicato, fa le medesime cose poi alla fine, eh. Cioè, sinceramente, siamo proprio messi male. Vabbè. Comunque, dai, questa qui è una mia disamina delle due pubblicità personale. Poi probabilmente il marketing Mercedes avrà avuto le sue, come si dice, le sue ragioni per poter fare commissionare una pubblicità del genere. Capisco che ormai le macchine tipo i SUV sono quasi tutte uguali a parte il marchio o qualche particolare, e alla fine diventa poi difficile spiccare rispetto alla massa, perché praticamente un GLE, un GLB o un GLA sono mezzi che praticamente sostanzialmente sono dei finti fuoristrada, cioè non sono tanto diversi da un 500X o da una Dacia, quelle lì, come si chiamano più? Dacia Duster, ecco, non mi viene neanche in mente il nome. Da una Dacia Duster, praticamente la discriminante, il prezzo, le finiture e poco altro. E poi gli optional, vabbè, sì, giustamente, se costa 60.000 euro, mi sta bene che ci sia sedili in pelle, computer di bordo, e guida autonoma e telecamere a 360 gradi. Però se io non spendo 60.000 euro, ne spendo, non so, 25.000,
È ovvio che non avrò quella macchina lì, avrò dei sedili un po' più normali, avrò un interno meno opulento, ma alla fine mi fa il medesimo servizio. Anche perché poi per assurdo il Dacia Duster ha lo stesso motore delle versioni economiche della Mercedes. Anche quella fa specie, nel senso, va bene che Mercedes il 1500 turbo diesel lo ha praticamente commissionato in versione riveduta e corretta, perché non è proprio uguale identico. Però diciamo che di base praticamente è quello del Dacia Duster. Anzi, addirittura forse i Dacia Duster nuovi avranno le ultime release anche loro con motori. Anche perché comunque ne vendono e mi sembra anche giusto che offrano al pubblico un prodotto evoluto e comunque aggiornato, a un prezzo comunque decente. E quindi, vi saluto e spero che vi faccia piacere la mia disamina. Ciao!